bentornati in un nuovissimo video speciale. Andiamo a catturare una creatura che si aggira in tutta la foresta di tutto il mondo. Sapete di chi sto parlando? Sì, è lui, Sonic. Ma Sonic.exe è proprio lui e si trova in un posto molto sconosciuto nella foresta. E chissà, noi siamo proprio vicino a una foresta e quindi prendiamo i nostri strumenti e andiamo a cercarlo, perché lui è super potente e potrebbe svelarci dei superpoteri. Sono pronta a equipaggiarmi di tutto, anzi devo segnarmi veramente tutte le sue magie, e insieme a Joe siamo pronti, sì! Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Joe! Ragazzi, sì, è vero quello che ha detto Sil, andiamo veramente a cercare vicino la foresta dietro casa, perché appunto ne stanno dicendo di tutti i colori di questo maledettissimo, se casomai fosse Sexe, oppure di questo simpaticissimo riccio che si trova nelle zone della nostra casa e forse vicino ai boschi o forse nelle case abbandonate, non lo so, ma ora andremo a cercarlo. Ragazzi, ci portiamo dietro tutte le nostre cose, torce, coltellini, pistole, pistolette e soprattutto, ragazzi, ci portiamo anche una cosa importantissima, il drone, il mio Mavic Pro. Ragazzi, il drone è in grado di guardare dall'alto tutto quello che accade, così noi dall'alto guarderemo se troviamo Sonic. Andiamo subito a vederlo, ragazzi, insieme. Si parte, let's go! Ok, ragazzi, ci troviamo proprio in questo momento, in questo cancello. Vi ricordate cosa è successo qua? Disastro, ok? Ho ancora paura e mi tremano ancora le mani per le creature che possono salire da sottoterra. Quindi ci spostiamo subito, andiamo verso la foresta. Ragazzi, mettete nei commenti se vi ricordate questo cancello come si chiama. L'abbiamo fatto vedere in tanti altri video. È proprio da questo cancello che parte la zona più strana della nostra foresta, dove accadono le cose più assurde. E per questo motivo Joe e Sil non sono stupidi e io mi sono armato subito, ragazzi. Guardate che pistolone mi sono portato. Questo pistolone è in grado di fare fuori qualsiasi strana creatura possa apparire all'improvviso. Lo carichiamo e siamo pronti eventualmente per difenderci da ogni eventuale attacco. Ok, sono pronta anch'io con la super pistola, perché potrebbe essere che Sonic sia rincorso anche da nemici, ok? E soprattutto nascondersi in questi tunnel, ok? E potrebbe essere super veloce, guardate, c'è una strada immensa che può percorrere e trovare delle insidie proprio lì. Ricordatevi che Sonic può essere più veloce della luce, incredibile! E voglio proprio scoprire di cosa è capace. Proverò ad entrare dei tunnel e vedere se per caso ha lasciato qualche impronta, non si sa mai. Ragazzi, non è facile scendere in questi tunnel, perché potrebbe essere che arrivi l'acqua all'improvviso. Oddio, non voglio pensarci. Ok, ci sono. Cosa potrebbe esserci qua di nascosto? Oddio, guardiamo qua. Ci sono degli oggetti strani che forse ha utilizzato Sonic per cacciare via tutti i nemici. C'è un tunnel giù là sotto, guarda. È stato sbarrato da qualcuno. Forse è stato Sonic che è entrato per infilarsi nella foresta, quella super fitta, e quindi non farsi scoprire. Io direi di andare verso là, ragazzi. Sì, secondo me qua non c'è proprio un bel niente. Dobbiamo andare più là, verso la foresta. È lì che si nascondono tutti i mostri. Sil, qua c'è un coniglio, guardalo. Dio, forse ha visto Sonic. Coniglio, hai visto Sonic? Ehi, coniglio, sta scappando, sì, no. Sta scappando. I conigli non vanno d'accordo con Sonic. Secondo me non ha visto nulla, oppure si fa i fatti suoi. Oddio, c'è un altro, guarda qua, sì. Oh, un altro. Oh no. Forse sono le guardie del coniglio Bunny.exe che stanno facendo la spia. E quindi Sonic in questo momento sta ancora correndo ancora più veloce. Sbrighiamoci, Joe! Eccolo, ancora lì, guarda, sta venendo verso di te. Guardalo! Ehi, sì, questa è la foresta dove avevamo incontrato, ti ricordi che abbiamo incontrato qua, eh? Sì, non nominarlo, Joe! Ok, ragazzi, mettete nei commenti se vi ricordate chi abbiamo beccato in questa foresta molto strana e molto pericolosa. Sì, sai perché mi sono fermato qui? Perché, Joe? Ho sentito uno strano rumore che arrivava proprio da laggiù, dove c'è quel buco. Proprio qua, guarda, sì, dove c'è questo coso, guarda, c'è un buco. E ho visto muoversi qualcosa di strano, di blu, non lo so, e ho sentito anche uno strano rumore. Non pensi che magari possa essersi infilato là sotto? Joe, guarda! Cosa c'è? C'è un'ombra! Oddio, è vero! Ma che cos'è? Oddio, ma sembra un omino con le zampe, oddio, con le mani, con le braccia, con i piedi che si sta muovendo. Forse nel cielo? Ma no, sì, non vedi che è l'ombra di una foglia? Davvero? Sì, è una foglia, guarda, si muove. Ah, è vero! Guarda, sì, ci sono delle tane, dei buchi. Probabilmente sono stati... Joe, attento! Cosa ho c'è? Visto qualcosa lì in fondo! Oddio, andiamo! Vado io! Che succede? Aspettami qua! Ma dove vai da sola, Sil? Aspettami! Non andare da sola, ehi, pazzoide, aspettami!
Joe, c'è qualcuno là dentro. Ho visto un'ombra e aveva tipo un ciuffo gigante. Che cosa? Sì. Aspetta che vengo con te, aspettami. Oddio, oddio. Aspetta che prendo anche la mia pistola. Ok. Ok, ti guardo le spalle, vai, vai, vai. Attenzione, sì, potrebbe sbucare da un momento all'altro. È molto pericolosa. Aspetta. Questa cosa. Ok. Ehi. Hello. Sonic. Hai sentito, Joe? Sì. Oh, cavoli, l'ho visto andare verso quell'albero. Lì. Andiamo a vedere. Joe, dobbiamo correre anche noi. Cavolo, come mi piacerebbe avere quella pozione per inseguirlo. Caspita, caspita. Dio. E poi c'erano anche delle urla dall'altra parte. Forse sono i suoi nemici che lo stanno rincorrendo. Sì, c'è qualcosa di strano in fondo alla strada, guarda. Mi sa che è un indizio, vedo un biglietto, guarda. Andiamo subito a vedere. Seguimi, seguimi. Let's go, let's go. Vieni, veloce, veloce. Oddio. Che cosa può essere, ragazzi? Che cosa può essere? Oddio, cos'è? Oh, cavoli. Sono davvero solo. Non hai notato quella gigantesca esplosione blu? Sonic.exe. Giù, c'è qualcosa. E guarda, c'è questo. Oddio. Ma che cos'è questo, Sil? Oddio. È un siero. È un qualcosa, è un succo. Joe? È un succo strano, guarda. Oddio. È una specie di gelatina. Oddio, guardalo scende. E sembra quasi incollata. Forse ho capito. Questo è un residuo e se l'è dimenticato. Se l'è dimenticato, Sonic. Forse sta esaurendo le sue energie. E quindi potremmo catturarlo, Joe. Dammi questo coso, Sil. Cosa vuoi fare, Joe? Secondo te cosa voglio fare, Sil? Lo no, sai che io amo le pozioni? Sì, no. sì, lo voglio bere. No, secondo me deve essere... Sil, secondo me questo, sai che cos'è? È quel fluido che ti fa diventare blu, gigante e corri velocissimo. Può essere così? Sì, ma può essere anche velenoso. Ma è vero, non ci ho pensato a questa cosa. Allora ce lo portiamo a casa, magari lo facciamo esaminare? Sì, è meglio. Ok, ragazzi, se siete arrivati fino a questo punto del video, è arrivato il momento di supportarci, perché sta succedendo qualcosa di veramente strano, me lo sento, siamo molto vicini a Sonic.exe. È arrivato anche il momento di lasciare like e iscrivervi al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi video, ragazzi. Let's go! Ragazzi, siamo proprio davanti alla fabbrica abbandonata. Ve la ricordate? È la fabbrica di minerali abbandonata chissà da quanto tempo, dove in questo posto gli hacker spesso si nascondono. Vi ricordate questo cespuglio? È il luogo esatto dove l'altra volta abbiamo trovato il gioco di Jumanji che Reflex ci aveva spedito. E qua, ragazzi, vi ricordate? È pieno di hacker. Se non avete visto ancora quel video di Jumanji, trovate il link qua sotto per andarlo a vedere soltanto dopo aver finito di guardare questo video. Ma ora andiamo avanti a vedere che cosa succede qua dietro, ragazzi. Sento degli strani rumori. Sì, sono stanco. È due ore che camminiamo, non ce la faccio più. E giù, guarda! Oddio, non ci credo! Che cosa? I guanti! I guanti? Quei guanti sono di Sonic, Joe! Ma quali? Questi! Oddio, non li vedevo! Ma che cosa? Guarda! Oh, cavolo! È veramente il guanto di Sonic? Lo avrà lasciato qui? Oddio, fammi sentire! Sì, puzza di cosa strana, boh, non lo so! Quindi, Joe, lui è ancora qua! Ha perso tantissime cose e con il drone possiamo andare a catturarlo. Forse è proprio qua dietro e ancora non ci siamo accorti della sua presenza? Sì, ragazzi, è arrivato il momento di tirare fuori il Mavic Pro. Apriamolo e lo facciamo andare subito in volo per vedere soprattutto dentro la fabbrica. Secondo me può essere nascosto all'interno di questa fabbrica. Ok, Sil, stiamo volando, ragazzi. Siamo davanti al cancello della fabbrica abbandonata. Sono proprio stracurioso di sapere che cosa c'è qua dentro. Saliamo, saliamo. Saliamo sempre più in alto e già Sil vedo delle strane baracche. Non so se riesce a vederle. Oddio. Oddio. Ma quanto è grande sta foresta? Qua sotto ci sono dei container. Ok. Dunque, davanti ai container non c'è proprio nulla. Non vedo niente di strano. Qui ci sono delle scale, delle cose appoggiate lì, degli alberi. Ragazzi, è un posto effettivamente abbandonato, trascurato. Oddio, chissà cosa facevano qua dentro. Forse facevano i minerali, il cemento, non lo so. Mettete nei commenti se tra di voi c'è qualche esperto, magari ce lo fa sapere, ragazzi. Allora, ragazzi, qua c'è... Oh! Qua c'è la... Ci sono delle vasche! È vero, Joe! Cavoli, ci sono delle vasche. Potrebbe essere che si sia infilato là sotto? Non lo so, ragazzi. Dalla foresta, Joe? Non lo so, non lo so. Sto cercando di capire. Sto pilotando, diciamo, a fatica, perché comunque c'è il sole che mi dà fastidio agli occhi e non riesco a vedere bene, ragazzi. Ok, adesso mi sto alzando un attimo di quota e sto andando verso i silos. Sì, vedo qualcosa di strano, Sil. Aspetta, eh. Oh, cavoli. C'è qualcosa di strano qua sopra. Vediamola in fondo, ragazzi. Vediamola in fondo. C'è un altro fabbricato in fondo, raga.
ok, lì ci sono dei posti dove forse mettevano i minerali che tiravano su, che scavavano. Qua c'è una porta, giù. Aspetta, sì, c'è una stradina. Oh cavoli, ragazzi. Ma mi sembra di aver visto qualcosa di strano proprio in questo punto. Cavoli, devo guardare bene, ragazzi, devo guardare bene. Qua c'è il tetto della fabbrica, c'è un ponte dove probabilmente gli operai passavano da un punto all'altro, ma ancora niente di che. Vediamo, Dio, guardiamo di qua. Qua sopra non c'è niente, qua niente, tranquillo. Non trovo niente di anomalo, ragazzi, è proprio strano. Ma dove si sarà infilato questo maledettissimo riccio? Oh cavoli, forse dietro ancora i container, non ho visto bene. Dietro i container potrebbe essersi nascosto tranquillamente, visto che sono abbastanza alti. Vediamo in questa zona qui, vediamo. Vediamo un po'. Oh cavoli, guardiamo di qua. Oddio, sì, guardalo, si vede, è passato. Oh cavoli, si è infilato là dietro. Ma è andato nella strada. Oh cavoli, ma oddio, non lo vedo più, l'ho perso. No ragazzi, l'ho perso, è incredibile. Oh cavoli, ragazzi, dove sarà andato? Sarà scavando sottoterra per andare da un'altra parte, Joe? Non lo so, sì, mi sto abbassando di quota per capire se lo rivedo passare. Oh cavoli, ragazzi, deve essere qua dietro, perché l'ho visto infilarsi proprio in questo punto. Deve essere andato dietro la zona dei silos, dove ci sono le vasche. È proprio qui che l'ho visto. Eccolo di nuovo, ragazzi! Eccolo di nuovo, è apparso! Oddio! No, sì, è qua dietro, è proprio dietro a questo posto qui. Ah no, richiamo subito il drone indietro, ragazzi. Andiamo a vedere, perché è proprio qua dietro a questo fabbricato. Ragazzi, l'avete visto? L'abbiamo visto. È proprio dietro questo fabbricato. Vedete qua, tutto abbandonato, tutto spaccato. Cavolo. E ora noi con le armi ci dividiamo, Sil. Tanto abbiamo le radio. Io vado dalla parte ovest e tu vai dalla parte est del fabbricato. Così vediamo se riusciamo a intercettarlo. Nel caso ci sono novità, Sil, mi chiami subito, ok? Ok, sono pronta, andiamo. Dai, partiamo, let's go. Gia, dove può essere? Forse è nascosto qua dietro e non si vede. Caspita, vedo già le ormette là in fondo. E forse... Dio. Io provo a mirarlo. Cavolo, è proprio là! È proprio là, vedo il suo piede! Ma non si fa. Forse mi ha scoperto! È meglio che mi nascondo! È meglio che mi nascondo! Anzi, chiamo Joe. Joe, ci sei? Sì. Sono di fronte all'altra baracca e ho scoperto che c'è un'ombra dietro. Dietro questa casetta, e non mi piace. Ho ammirato e penso proprio che sia una gamba pelosa. Ecco, ti ho detto tutto questo. E non lo so, sì, non so che dirti. Io da questa parte non vedo proprio nessuno, non c'è nessuno. Sarà dalla tua parte, forse è meglio che vengo da te, così effettivamente potrei darti anche una mano. Ehi, Sil, allora. Ok, come ti ho detto alla radio, io stavo cercando di prenderlo, ma non sono riuscita perché c'erano troppe cose che mi davano ostacoli. E poi ho visto quel piedino peloso e ho mirato, ma invece non sono riuscita proprio a prenderlo perché avevo paura che magari lui saltasse lì e poi sai, non so se è cattivo o buono in realtà Sonic. Non lo so, Sil, forse magari ci possiamo tornare un'altra volta visto che abbiamo individuato il posto, ma secondo me è meglio andarsene adesso, sì, perché guarda, il sole sta calando e secondo me sta arrivando anche al buio e dobbiamo rifare la foresta per tornare a casa. Vorrei mica rischiare di beccare anche i lupi. No. E quindi ragazzi, questo video finisce qui, sì, per adesso, e noi ci vediamo al prossimo. Mi raccomando ragazzi, lasciate like, iscrivetevi al canale. Aspetto tantissimi i vostri commenti, voglio sapere proprio se secondo voi Sonic può essere buono o cattivo. Ok, ci vediamo al prossimo video. Ciao raga.